Ragazzi, è il primo video dell'anno sulle cose che non sai. Su cosa lo facciamo? Secondo me dovremmo guardare un po' le statistiche, quelle che sono andate di più. Sesso? Sesso. Sesso. La quinta cosa che non sai sul sesso, parte terza. Secondo una ricerca, l'età media in cui un ragazzo perde la virginità è intorno ai 16 anni. Mentre per le donne il grande passo avviene compiuti 17. A me sembra strano, però... Sembra esagerato, come tra gli studi, secondo me è una cagata. Secondo gli studi, pare che anche i caratteri ereditari di una persona influiscano sul tempo in cui si decide di perdere la virginità. Anche se facciamo fatica ad ammetterlo, una delle zone erogene più sensibili dell'uomo è l'ano, cioè il culo. E se... Sì. E se stimolata correttamente può creare molto piacere. Il clitoride è molto più grande di quel che si pensa. Quella visibile diciamo che è solo una minima parte. La parte invisibile può misurare fino a 10 cm di lunghezza e la larghezza può raggiungere dai 3 ai 6 cm. 6. Come per il pene si tratta di un corpo erettile che possiede moltissime terminazioni nervose, più o meno il triplo rispetto all'organo maschile. Secondo alcuni studi le dimensioni non contano, però esse influiscono sul rapporto, diciamo, sull'alchimia che c'è tra la coppia. Infatti questo vale sia per gli uomini che per le donne, per quanto concerne le dimensioni dei genitali, possono portare a, diciamo, delle incongruenze sessuali difficilmente superabili. Secondo alcuni studi, per sopperire a questo problema è utile fare ginnastica vaginale per ridare tono muscolare e ridare piacere. L'eiaculazione vaginale è tuttora un tabù per quanto riguarda il sesso, infatti anche la scienza non è riuscita a dare una corretta spiegazione. Inoltre esso si dice che sia legato a un altro grande tabù del sesso, ovvero il famigerato punto G. Infatti si dice che l'eiaculazione femminile principalmente sia data dalla stimolazione di questo fatidico punto. Secondo alcuni studi le donne con i seni piccoli sarebbero più sensibili alla stimolazione erotica. Inoltre la sensibilità del seno tenderebbe a calare non solo per le dimensioni ma anche con l'avanzamento dell'età della donna. La prima erezione dell'uomo si verifica nell'ultimo trimestre di gravidanza, quando è ancora un feto. I medici ritengono che anche le femmine possono avere qualche tipo di stimolazione, ma nel caso dei maschi la cosa è più facile da notare, ovviamente. Si parla sempre durante la gravidanza. Sì, esatto. Pur essendo un organo molto versatile, anche il pene ha i suoi limiti, e anche lui si può rompere e si chiama frattura del pene. Una ferita dolorosa che è provocata dall'improvvisa rottura dei corpi cavernosi durante l'erezione. Che male! Aia. Secondo studi, l'aumento di peso fa sì che l'uomo abbia un orgasmo più lento, il che dovrebbe far durare, diciamo, il rapporto 5 minuti in più. Secondo alcune ricerche, comunque, l'obesità influisce anche negativamente sul rapporto sessuale, togliendo molto del piacere e anche della voglia. Durante uno studio di laboratorio, il record di orgasmi femminili in un'ora è di 134. E vai! Però... Dovete sapere che le donne hanno un'anatomia tale che spesso e volentieri l'orgasmo multiplo per loro è soltanto una questione di pratica. Secondo un'indagine accurata, il 40% delle coppie starebbe assieme senza fare sesso. Secondo uno studio, molte donne ritengono che il sesso occasionale sia molto più piacevole. Dovete sapere che amare dopo i 50 anni fa bene sia al corpo che allo spirito. I benefici dell'amore dopo i 50 anni sono stati resi noti anche da uno studio svedese che afferma l'importanza di amare anche in età adulta, quando la vita in una coppia stabile riduce drasticamente il rischio di contrarre malattie degenerative legate all'età, come ad esempio il morbo di Alzheimer. Secondo un sondaggio, ben 7 donne italiane su 10 sono d'accordo nell'affermare viva l'infedeltà! Complimenti! Sempre per quanto riguarda questo sondaggio, il 23% di queste donne che hanno affermato di poter tradire eccetera eccetera hanno detto che il motivo principale è che il compagno non sa fare l'amore, mentre il 12% sempre di questo sondaggio ha dichiarato che il partner è troppo noioso nella vita di coppia. In media l'orgasmo maschile dura 6 secondi, alle donne va un pochino meglio visto che dura 23 secondi. Secondo una ricerca americana, fumare sigarette potrebbe accorciare il pene anche di un centimetro. In media, un uomo su 400 è così flessibile da praticarsi l'autofellazio. Perché è così quella posizione? Perché lui è capace. Per la cronaca, girava la voce in annunzio se fosse fatto togliere due costole appunto per praticarsi l'autofellazio. Questa voce non è vera, cioè è infondata, non l'ebbe fatto. Certo che è vera. No. Sì. Sarebbe stato un vero buco. E lo dice uno a cui non stava simpatico, diciamo, per quello che ho studiato d'annunzio. Lo conosceva. Sì. Era mio amico. Esiste un pesce, il Pallustetus cullong, che ha il pene sulla testa, proprio sotto la bocca. Dunque è praticamente una testa di cazzo. Anche la femmina ha i genitali nella medesima posizione. È una figata pazzesca! Ci sono fino a 42 tipi di batteri sul pene. In caso di pene circonciso, molto meno. Dovete sapere che se il pene non viene utilizzato per il sesso, può ridurre le proprie dimensioni di 1-2 cm. No, aspetta. Seriamente? Sì. Pare di sì.
Ragazzi, che cazzo stiamo aspettando? Tutti a puttane! No, è solo una scusa, aveva già la macchina accesa, voleva andarci a prescindere. È già andato. Come al solito, ragazzi, vi ricordiamo di cliccare non mi piace, di non commentare e di iscriversi dal canale. Ma ne abbiamo fatto anche uno nuovo. Esatto, sotto Quattro Plus sarà la novità del 2016 e dovete iscrivervi a quel canale perché presto ci saranno tanti contenuti, presto. Hey, sotto vuoto tutti i giorni, no, non è vero, però spesso e volentieri. Poi potete disiscrivervi anche da quello più avanti. Sì, più avanti, quando avremo un po' di iscritti lì si potranno togliere. Ehi, hey, vai.